oggi abbiamo dato insomma, in tempi rapidi l'assetto definitivo del Consiglio metropolitano, adesso dobbiamo solamente lavorare per fare in modo che l'istituzione possa funzionare al meglio delle sue potenzialità, perché abbiamo davanti sfide complesse, quindi lavoreremo con grande impegno insieme a tutti i delegati e a tutti i consiglieri per dare una risposta ai tanti bisogni dei cittadini dell'area metropolitana. Sono materie molto importanti perché riguardano non solo la vivibilità quotidiana dei cittadini ma anche le condizioni di sviluppo, e quindi questo è un lavoro complesso che dobbiamo portare avanti. Un clima molto positivo, c'è grande coesione e quindi anche grande responsabilità, abbiamo tante cose da fare, quindi bisogna lavorare perché questo è un organo che ha funzioni importanti che fino adesso non sono state valorizzate in maniera sufficiente. Io credo che ho voluto coinvolgere tutti i consiglieri di maggioranza perché è chiaro che questo è un lavoro complesso che richiede uno sforzo collettivo e quindi c'è bisogno di mettere in campo tutte le competenze che ci sono. E poi su alcuni temi più che si ritengo, diciamo, in questa fase più insomma, strategici dal punto di vista del peso che noi dobbiamo avere nella negoziazione nazionale, questo riguarda PNRR e anche la cultura, ho preferito mantenere io le deleghe come ho fatto insomma, nella città di Napoli, perché è chiaro che insomma, abbiamo la necessità di una negoziazione continua col governo nazionale, quindi è più opportuno che venga sia il sindaco che il pieno mandato che possa insomma, essere l'interlocutore del governo. Voglio ringraziare il sindaco Manfredi per l'indicazione che mi ha conferito la delega di vice sindaco metropolitano, una carica importante che lavorerò insieme a lui, insieme a tutto il consiglio affinché si possano portare gli obiettivi che ci siamo prefissati. Oggi è un momento storico per la nostra città metropolitana, ma in generale per l'Italia intera. Oggi abbiamo i fondi del PNR che dobbiamo cercare di utilizzare al meglio e dobbiamo intervenire affinché quegli interventi che oggi stiamo cercando di mettere in essere, come gli ultimi finanziamenti di 350 milioni che già abbiamo fatto, ce ne saranno ancora degli altri. È un'occasione storica per cercare di migliorare la qualità di vita dei nostri cittadini e sicuramente non ce lo faremo scappare. Siamo tutti quanti a lavorare insieme al sindaco Manfredi, insieme al Consiglio metropolitano per raggiungere questi obiettivi.